Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della gehenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il cuoco destro ti è motivo di scandalo, cambia e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue mezze piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella gehenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, taglia e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella gehenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché
chiara, non ha bisogno di interpretazione, è evidente. Potremmo dire oggi è il giorno delle antitesi. Già nella prima lettura dice che davanti a ognuno di noi c'è il bene e il male. E questa è già un'antitesi. E dobbiamo saper scegliere se fare il bene o fare il male. E qui c'è un dono molto bello, che è il libero arbitrio. Se lo spiego ai ragazzi, direi così: il male è la libertà, il male. Quando ognuno di noi nasce, va nel mare e prende un mestiere d'acqua, un recipiente d'acqua. Il recipiente preso dal mare della libertà diventa il mio libero arbitrio. È quel pochettino di libertà che io posso gestire. E di fronte a quella fiducia che Dio mi ha dato, io devo sentire come impegno quello di corrispondere alle attese di Dio. Quando nasce un cagnolino, Dio non ha delle attese, perché il cagnolino, pur essendo un animale di un notevole istinto, non ha la possibilità del libero arbitrio, ma noi sì. E poi nel Vangelo troviamo ancora l'antitesi: beati i poveri, guai a voi. Sono queste contrapposizioni che quasi ci danno fastidio. Invece sono la chiave di lettura del pensiero di Dio. In questi contrasti troviamo la logica della nostra vita. Diceva, c'è un'espressione che troviamo nel famoso libro dell'Imitazione di Cristo, dove dice che non si vive in amore senza il dolore. Anche questo è un'antitesi, amore e dolore. Eppure ognuno di noi lo sa per esperienza che queste due realtà convivono dentro il nostro cuore. Quante volte, là dove davvero amiamo, quante volte sentiamo la sofferenza, proprio perché amiamo. Se non amassimo intensamente, non soffriremo doppiamente. La chiave di volta del messaggio che il Signore ci ha dato è questa: con gradualità Dio ha insegnato a noi la civiltà dell'amore. Il primo omicidio, il primo errore contro l'amore fu compiuto dalla gelosia di un fratello nei confronti dell'altro. Caino, per gelosia, uccise suo fratello Abele. La legge era appena bozzata, l'umanità era appena cominciata, eppure c'era già questo urto contro l'amore. Allora il Signore pensò bene di dare
si vedono di loro importanti, il piano già definito, col cemento armato, poi pian piano lo spazio interno si suddivide a seconda delle esigenze, a seconda del progetto che uno ha fatto, tante stanze con uso diverso, poi dopo le pareti i copoli si chiudono con le finestre, le porte. Ecco, il Signore quando ha dato i 10 comandamenti ha dato le strutture portanti. Ci ha detto adesso piano piano che vi abituate a vivere insieme, ad essere società. Piano piano dovreste diventare comunità, perché la società è un dato di fatto, la comunità è un evento voluto, deciso, desiderato. Per questo che i 10 comandamenti non sono la vita mia, anzi Gesù ha detto guai a voi, sono la struttura portante. Adesso quella struttura portante la riempite a secondo delle vostre attitudini, a secondo dei vostri doni, a secondo delle vostre capacità. L'importante che sia una casa in cui ci sia la luce. Un filosofo di 2 secoli fa, Leibniz, aveva ipotizzato l'uomo come una monade, una casa senza porte e senza finestre. Non si poteva né uscire né entrare. A che cosa serve? Niente. Ecco, l'uomo quando costruisce tutto su di sé è una casa senza porte e senza finestre. Se invece l'uomo riceve, ragiona, vive, pensa alla struttura dell'edificio, il suddividerlo, il sistemarlo, dopo ci pensa, è il suo amore, è il suo cuore che vuole migliorare o adattare alle proprie esigenze. Grande Kierkegaard, un filosofo danese, diceva: se diventerò cristiano sul serio, dovrò vergognarmi non del tardi, non dell'essere diventato cristiano che ero già vecchio, ma delle scappatoie che ho cercato prima. Ho cercato un cristianesimo che si adattasse a me, un cristianesimo che mi andasse bene, di misura. Ma Sant'Agostino risponde: quel Dio che ti ha creato senza chiederti il permesso non può salvarti senza chiederti. Quel Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza il tuo assenso, senza di te.
parliamo su dividere la nostra casa, cioè il nostro cuore, ad allargarlo e a renderlo sempre più da pace di amare gli altri. E allora ancora Agostino dice: ama e fa qualcosa. Ama e fa qualcosa. Se noi riusciamo a superare il problema del prima e del dopo, il problema del fare o non fare,